Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Come vi avevo anticipato, un breve confronto fra una Sony A7R, la 5D SR della Canon e la 5D Mark II. Cioè, dov'è il punto d'incontro? Dove l'una supera l'altra? Perché acquistare una? E i punti di debolezza di un sistema rispetto all'altro. Allora, innanzitutto, la prima domanda che ci siamo sempre posti, ma a parità di obiettivo, vengono meglio le foto su una Sony o sulla Canon? Anzi, rendiamola ancora più piccante la cosa, prendiamo l'obiettivo Canon, che è quindi nato e sviluppato per la Canon. Performa meglio su un corpo reflex o su questa Sony? La risposta è a metà, così come vedete che è a metà la Sony A7R. È a metà perché? Se, allora, innanzitutto ho scelto un 17 mm, il tilt shift della Canon, che è un obiettivo strabiliante dal punto di vista della prestazione ottica, poi tra l'altro davvero una lente da avere. E se, questo obiettivo, lo monto su una, Mark II, insomma, non ottengo un file così soddisfacente come mi aspetterei. E non a caso ho scelto un grandangolare spinto, perché Canon ha sempre sofferto di questo, per via del tiraggio della camera, di questi diodi, che vengono colpiti, un po' come su tutti i sistemi, in maniera proprio radente, non dà il meglio di sé. Allora, a maggior ragione, la mettiamo alla frusta. Se lo paragono alla Mark II, la Sony vince a mani basse, mi dà un file dove finalmente riesco a vedere la bellezza di questa lente, anche con i decentramenti. Magnifica! Qui abbiamo 21 megapixel, qui ne abbiamo 36. Ma la domanda è: se la stessa lente la monto invece su una 5D SR, che al momento rappresenta la macchina più performante in termini di pixel, intendiamoci, e non di soli pixel vive la fotografia, rammentiamocelo sempre, ma se la testiamo su questa, che riscontro abbiamo? Siamo praticamente alla pari. Tanto è vero che lessi credo fosse una comparativa di Fred Miranda, molto, molto interessante, fra la Sony e la Canon, e cioè. La domanda che lui si poneva era: ma vale la pena per un canonista comprarsi una 7R solo per avere diciamo una qualità migliore dei file complessivamente, ma anche della performance dei grandangolari? La risposta a cui giungeva è quella alla quale nel mio piccolo sono giunto anch'io comparandole per circa un anno, e cioè se avete un corredo Canon in casa, cambiate una macchina, vi prendete una 5DS, una 5DSR ed avete lo stesso tipo di risultato, però con molta più facilità, perché l'attacco, la baionetta, i comandi sono quelli, non vi servono anelli, adattatori che si interpongono fra obiettivo e camera, e per quanto lavorino bene, sono sempre dei filtri nei contatti, a volte bisogna rimaneggiarli perché capita anche con certi converter sempre dedicati alle camere che il contatto non sia così serrato e si azzeri, ci dia un errore. Lo stesso capita qui. E allora, se avete un bel corredo Canon e volete fare un upgrade, una miglioria, perché sentite di volerla fare, doverla fare, compratevi un corpo più performante, avete gli stessi risultati. Qui che cosa abbiamo in più? Abbiamo un sensore che è diverso, diverso anche proprio nella resa cromatica, nel modo di trattare il dettaglio, perché è progettato da un'altra casa. Sapete che Canon se li fa in proprio, Sony li spaccia a molte case produttrici. E quindi questo si nota effettivamente. Però, se dobbiamo ragionare sull'una e sull'altra, il risultato è il medesimo. Ho provato, come insomma si fa tante volte, a guardare pixel per pixel, a usare un converter RAV piuttosto che un altro, a provare un TIFF a 16 bit, se questo, quella, i JPEG forniti dalla camera. Beh, qui Sony è in vantaggio rispetto a quello della Canon. Sì, il JPEG è più pulito, più nitido questo rispetto a quest'altro, però insomma sono cose che se servono vanno valutate, se no, insomma, chi scatta in RAW e converte si trova poi nella stessa misura. Che cosa cambia? Che cosa effettivamente
ci avvantaggia o ci svantaggia. Allora, mettiamo da parte questa che adesso ci interessa meno. Sono altri aspetti che possono far decidere per l'uno o l'altro sistema. Cominciamo a elencarli brevemente perché già ne ho parlato in un video che riguardava la Sony A7R. Ergonomia della batteria. Mamma mia, qui è veramente un dramma. Con una batteria ci fate poche foto, non ci fate una giornata, non ci fate una mezza giornata scattando poco e guardando poco. Se poi avete autofocus e sistemi di stabilizzazione fate ancora meno. Quindi, come vi ho detto, batterie di ricambio. Assolutamente bisogna averle. Secondo aspetto, su queste stacco la batteria, la metto in carica, se ne ho una di riserva, la metto dentro e continuo a fotografare. Con questa no, perché la ricarica viene attraverso una porta USB e devo avere la fotocamera come carica batterie. Quindi quando la carico non fotografo. Maggior ragione vi comprate una coppia di batterie o una batteria supplementare col carica batteria, così filate dentro e continuate a fotografare. Poi, altro aspetto per il quale, diciamo, la reflex può vincere la battaglia nella velocità operativa, nella versatilità. È indubbio che siamo abituati tutti noi più a questo tipo di maneggevolezza. Pulsante di scatto, controllo, display, inquadrare e scattare. Con questa non è così intuitivo, perché sì, il pulsante di scatto è sempre messo qua, ma il mirino è un mirino elettronico che ha un certo lag, per quanto sia comunque veloce e pronto, un piccolo ritardo c'è, ricostruisce l'immagine con molta velocità, ma anche lì un piccolo ritardo c'è. Nelle condizioni dove la luce comincia a essere scarsa, davvero scarsa, non è così pronto come un mirino, per quanto scuro, di una reflex, ma l'ergonomia, vi dicevo, già con questo obiettivo montato sopra, se l'afferro per di qua, qualche pensierino mi viene del tipo: il bocchettone terrà tutto questo peso? Vi assicuro che è meglio impugnarla così, quindi bisogna cambiare anche il modo di afferrare la camera, portarla così per guardare dentro. Questa è quindi una perdita della velocità operativa o del flusso operativo di lavoro che, per chi lo fa da decine di anni, vuol dire davvero tanto. Però, vi dicevo, ci sono invece gli aspetti che invece ci portano a preferire una camera come questa. Uno dei principali è il focus peaking nel mirino. Poter mettere a fuoco, soprattutto con lenti come queste che sono manuali e non autofocus, e direttamente in camera guardando nel mirino, e quindi anche con un sole accecante guardo nel mirino, metto a fuoco, è straordinario. Con queste purtroppo non posso farlo, perché o avete un occhio di falco e riuscite nell'ambito del mirino a traguardare di fino il vostro fuoco, oppure dovete appoggiarvi al live view. Il live view dovete farlo esternamente, perché il mirino non è un mirino elettronico. Esternamente non sempre la luce vi permette di farlo comodamente, quindi il vantaggio è qua. Invece un altro vantaggio che va alla reflex, però in questo caso dovremmo fare un paragone con degli obiettivi Sony e non con degli obiettivi adattati, è l'autofocus. Però siccome a noi interessa capire quanto l'uno equivalga all'altro a parità di obiettivo, e cioè se vale la pena comprarla per migliorare le prestazioni dei miei obiettivi, utilizzando un anello adattatore, anche un Metabons, un 3, un 4 che sia, ammesso di voler spendere tutti quei soldi per un anello adattatore, non c'è di sicuro la velocità di autofocus, di scatto, che ha una reflex. Quindi ancora questo va a vantaggio della Canon. Ecco perché vi dicevo, mettendo un po' tutto in bilancia, alla fin fine dove spendiamo una macchina come questa? La spendiamo nella fotografia, quella bella che vogliamo portarci a casa, dove magari abbiamo un po' più di possibilità di recupero delle ombre, perché si lavora meglio sul RAV in questo senso, questo è fuori dubbio. Forse sul dettaglio in JPEG, ma non in RAV, perché in RAV anche questa fornisce tanto di quel dettaglio che magari in senso assoluto non è al pari di questa. Se avessimo 36 megapixel anche qui, probabilmente la Sony sarebbe in vantaggio, ma avendone 50, alla fin fine, ridimensionando un po', lo riacquistiamo e andiamo a pari.
perché è veramente un'ottima macchina sotto questo aspetto. Poi sì, sull'ergonomia abbiamo già detto, sulla batteria abbiamo già detto, perché compriamo questa? Perché comunque, ad esempio, gli ISO della Sony sono senza dubbio superiori a questa. Superiori magari non di molto alla DSR, però superiori, sono più puliti, sono più innanzitutto, l'avrete sentito questo termine di ISO invarianza, il colore, il bilanciamento del colore a 1600 o 3200 ISO della Sony è lo stesso dei 400 ISO, la pulizia e il bilanciamento cromatico a 1600 ISO, 3200 ISO è diverso. Questo ci dà già un pochettino più di rosso, i rossi molto più tirati, senza dubbio preferisco questo. Inoltre questa camera qua, quando vi dico lavorare di fino, fare, insomma, cercare una fine art digitale, ci offre un 50 e 64 ISO. E devo dire, la qualità a questa sensibilità è davvero elevatissima. La qualità a me ricorda molto certe pellicole quando scatto in bianco e nero per come riesce a riportare tutto. A me piace molto. Questo anche sulla D810, devo dire, è una delle sensibilità che utilizzo quasi sempre quando sono in cavalletto perché è veramente molto bella. Per il resto, come sempre, dipende da quello che volete fare, perché tutte queste considerazioni valgono un po' nell'ambito mio specifico d'utilizzo, che è quello di un escursionista in montagna, quindi cammino molto e quindi peso, condizioni di luce precaria, quindi tramonti, albe, notturni. È chiaro che chi fa sport, non so, fotografa la MotoGP o la Formula 1, ma anche uno spettacolo di danza o la pallacanestro, con questa non ci fate molto. Probabilmente con gli obiettivi Sony e con i motori dell'autofocus della Sony è un conto, però mi sento di dire che sono senz'altro meglio queste qua per tanti motivi, anche perché un mirino vi permette di seguire l'azione molto meglio che un mirino elettronico, per quanto performante come questo. E allora, giusto per finire, mi tengo le mie belle ottiche sulla Canon o mi compro una Sony? Allora, una Sony come questa, una prima serie la trovate anche nel mercato dell'usato a 1200 euro, vi parlo di macchine tenute bene, 1100 euro, quello che è. Anche questa si comincia a trovare nel mercato dell'usato, mi pare, insomma, 2500 euro riuscite più o meno a portarvi a casa un esemplare, insomma, in buono stato, talvolta anche messo bene. Vale la pena, non vale la pena? Sapete solo voi qual è la risposta che fa più al caso vostro. Comunque caschiate, cascate bene. Per certo tipo di fotografia non si può rinunciare alla reflex, ma se vi interessa il paesaggio statico, la ripresa in ambienti dove siete in cavalletto, va benissimo anche questa e forse anzi vi può dare qualche soddisfazione in più rivalutando delle ottiche che avete in casa e che magari avete dimenticato di avere perché non sono compatibili con il bocchettone della vostra reflex o appartengono ad un corredo del quale non avete più il corpo camera. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a continuare a seguirci sul canale YouTube di PhotoArt. Ciao a tutti!